Che dire, ragazzi, finisce qui questa partita. Poi uno dice, ma ti lamenti sempre dell'arbitro, allora che devo dirti? Se il pallone becca la faccia e mi danno un rigore contro, devo stare zitto a dire che ha arbitrato bene? No, quindi adesso la gente che dice, piangete sempre, per favore stia zitta, perché se fosse capitato a lei, voglio vedere un po' quanto avrebbe pianto, Ok, ragazzi, la partita finisce 1-1 e qua devo dare due piccole critiche abbastanza nervose. La prima è nei confronti di... non voglio criticare la Roma, sapete, perché oggi la Roma ha approcciato questa partita con molta difficoltà. Cioè, prendete voi una squadra che ha 12 giocatori contati e poi gioca tutte le partite di fila. Cioè, la Roma ha una situazione abbastanza complicata e quindi anche solamente vincere per 1-0 sarebbe stato oro colato. La Roma ha giocato con uno spirito di sacrificio, con molta imprecisione, soprattutto Kolarov che non riesce più a azzeccare nemmeno un appoggio. Un Veretout che secondo me era un po' confuso. Però, dalle parti positive, secondo me voglio mettere lo spirito di sacrificio di Kluivert in fase di ripiegamento, ma in avanti Kluivert ha sempre i soliti limiti, mentre molto bene Mancini e Smalling. Su Smalling hanno fischiato un rigore al 94esimo che mi ha fatto veramente raddrizzare tutto. Cioè, non esiste perché, allora, innanzitutto, con la premessa che il pallone ha beccato la faccia, palesemente, non è possibile che in Europa League non ci sia ancora il VAR. È assurdo che in questa competizione così importante non ci sia questo sistema tecnologico nel 2020, praticamente. Però uno dice, lo so, però vedi, se già ci sta il VAR, ma vi lamentate lo stesso. È vero, però almeno uno può vedere una situazione che è così palese. Che bello è che sto Smigol, no? Perché Collum era l'arbitro, quello del Signore degli Anelli, no? Ha fischiato i rigori in una maniera proprio con arroganza, con proprio deciso, subito, un'azione, manco ha visto. Manco ti ho fischiato. Rigore per Borussia Mönchengladbach, là, come si chiamano questi cruccoletti qua. Cioè, è assurdo. Proprio, allora, premettendo che molte volte, no, sapete, dei rigori non vengono concessi in Europa intorno al 94esimo, cioè è capitato a noi contro il Porto l'anno scorso, e la giustificante, quindi la scusa è vabbè, ma non può fischiare occasioni, diciamo, dubbie che possono incidere così tanto sul risultato al termine della partita, e c'è una grossa responsabilità nel fischiare, Però a Gollum là non gli è fregato niente, lui manca visto, ha fischiato così con nonchalance. Cioè, io mi chiedo com'è possibile che in Europa... Boh, noi ci mettiamo degli arbitraggi italiani, ma in Europa noi stanno messi molto meglio comunque, boh. Cioè, io mi sono anche stufato della mentamme, perché, boh, tralasciando che in Serie A pure stanno a fare leggermente schifo, in Europa sempre abbiamo problemi, oh, sempre. Cioè, non ci faccio nemmeno più la mentamme, ragazzi, non... Non so più che dire, perché il rigore è inesistente, però tu, caro Alessandro Florenzi, ora non è che voglio appiccicarti al muro, però un pochetto lo stimolo non fa venire, no de cacca, ma poi lo appiccicarti al muro, perché tu, allora, è vero che il rigore è inesistente, quindi la partita è stata rubacchiata un pochetto, giusto un po', ma poi dicono, sono i romanisti che se lamentano, sì, vabbè, parlate, a me non mi frega niente. Florenzi, tu sei stato lanciato magnificamente da Edin Dzeko, no? Davanti al portiere la metti al lato. Io dico, vuoi fare schifo? Buttagliela addosso, guadagni in angolo, giusto per dire. Ma non esiste che tu non butti dentro la palla. Ancora prima la Roma ha avuto un'altra occasione. Porca miseria, tu sull'1-0 devi chiuderla quando c'è queste chance. Perché poi alla fine che ci sta la beffa colossale, seppur in maniera irregolare, e te la prendi in quel posto. Roma che è sempre prima nel girone a 5 punti, poi dietro ci sta il... Chi ci sta? Il Wolfsberger, Wolfsberger, Istanbul e ultimo il Borussia Mönchengladbach, che si merita la retrocessione anche in Bundesliga, nonostante sia prima, ma sapete, i primi saranno ultimi. Per quanto riguarda Zaniolo, mi levo un sassolino dalla scarpa, caro Capello, critica più spesso Zaniolo, magari continua a segnare, va bene? Allora, se questo video lo posso vedere qui, lascia un like, commento e iscrivetevi. Da Pablo Giallorossi è tutto, adios!